Bentrovati, domenica 12 settembre, oggi si festeggia San Guido. Il proverbio dice: settembre ventoso e dorato è bello e fortunato. E adesso l'oroscopo di oggi. Ariete, partenza alla grande. Sarete ricercati da molti amici per organizzare una giornata a tutto gas. Non esagerate con l'accettare ogni proposta o vi ritroverete alla fine veramente stanchi. Una breve sosta a casa e poi correrete insieme agli altri ad assaporare la vostra libertà. Toro, con un pizzico di buona volontà potrete aderire a quell'invito anche se non vi interessa, ma sapete bene che la vostra presenza è d'aiuto per organizzare un'iniziativa alla quale i vostri amici, compreso voi, da tempo stanno lavorando. Insieme agli altri, nell'impegno comune, tornerà il buon umore. Gemelli, l'amore per il bello potrebbe portarvi a decidere di spendere più di quanto in realtà potreste, ma comunque non vi fermerete, convinti come siete che se ne vale la pena, qualche piccolo sacrificio dopo un appagamento non pesa poi così tanto. Ricordatevi che poi, forse, non sorriderete così tanto. Cancro, preferirete rimanere soli oggi e per questo direte no a qualsiasi invito, ma poi vi accorgerete che in tanto silenzio nella vostra testa si affolleranno solo pensieri tristi. Vi conviene allora fare quel numero di telefono e cercare la compagnia di amici. Leone, nonostante sia una giornata di festa, vivrete con la sensazione di essere in una gabbia. Non trovate amici disponibili, pare che oggi siano tutti molto impegnati e di rimanere a casa non ne avete proprio voglia. Nemmeno i vostri hobby vi interessano. Vergine, molte persone a casa vostra oggi, ognuno vi aiuterà in qualcosa e riuscirete a combinare insieme ai vostri amici un pranzo con i fiocchi. Vi converrà poi andare a fare quattro passi per strada, perché dopo tanto mangiare sarà inevitabile qualche sonnolenza. Bilancia, dedicatevi ai vostri affetti in famiglia e non rinunciate a trascorrere una giornata molto tranquilla. Tutto sommato la settimana è stata ricca di impegni, anche se piacevoli, con i quali ve la siete cavata brillantemente. Adesso potete lasciarvi finalmente andare. Relax a volontà. Scorpione, potreste trascorrere una giornata in montagna o in qualche luogo lontano da casa. Il vostro desiderio di spazi nuovi e ambienti diversi potrebbe essere finalmente appagato dal poter trascorrere qualche ora in piacevole compagnia in mezzo alla natura. Vorreste poi poter continuare la vacanza? Sagittario, sarete incerti su un acquisto che dovrebbe impegnarvi un po' troppo economicamente. Tenderete comunque a rinunciare perché vi verrà il sospetto che qualche altra buona occasione potrebbe presentarsi più avanti. Non date retta a chi farà di tutto per convincervi del contrario e attendete. Capricorno, vi conviene riposare di più oggi per recuperare almeno la stanchezza mentale che vi attanaglia. Poi potrete passeggiare o fare qualcosa che vi piaccia molto insieme al vostro lui o alla vostra lei per sentirvi un pochino più in sintonia anche con voi stessi. Potreste accorgervi che non vale la pena di prendersela così tanto. Acquario, naturalmente anche oggi vi muoverete presto. La raccomandazione, quella di sempre, non tormentate gli altri con il vostro dinamismo e la vostra voglia di essere sempre super attivi. Otterrete quasi certamente il rifiuto ad accompagnarvi. Certi modi di pensare, lo sapete, appartengono solo a voi. Pesci, vi sentirete alquanto nervosi a causa anche di alcuni dissapori in famiglia. Comunque, piano piano, con il trascorrere delle ore, starete sempre meglio e anche i momenti di crisi tenderanno ad allontanarsi. Cercate di far capire a chi di dovere che le vostre intenzioni erano buonissime.